Il 23 di aprile faremo questa iniziativa, come ogni anno appunto, un'iniziativa che fa parte della campagna più generale spiagge e fondali puliti, e quest'anno noi gli abbiamo dato un taglio un pochino diverso qui a Pesaro. Puliremo con i ragazzi dell'Istituto Mengaroni, perché abbiamo fatto questa iniziativa in collaborazione con l'Istituto, puliremo con i ragazzi Baia Flaminia e le zone limitrofe. Naturalmente noi non vogliamo soltanto pulire la spiaggia, perché questo è un compito che può spettare anche ad altri. Noi con queste iniziative, compresa questa, vogliamo invece sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, in relazione al gravosissimo problema dell'inquinamento ambientale e in particolare dell'inquinamento del mare dalla plastica, che è una delle sostanze purtroppo che, quando noi facciamo queste giornate di pulizia, troviamo in maniera preponderante. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini e quindi tutti possono partecipare, e quest'anno appunto noi faremo un piccolo dibattito con i ragazzi, poi speriamo di continuare con i ragazzi questo tipo di attività e di iniziative per sensibilizzare sempre di più verso appunto un mondo più pulito e quindi un ambiente sostenibile. Noi cerchiamo di dare loro delle informazioni in maniera tale che anche nella quotidianità possano loro fare delle azioni positive, e cioè non buttare per terra, in giro, ovunque, plastiche, rifiuti, utilizzare di meno la plastica, perché questo è quello l'obiettivo principale che noi ci poniamo, stante purtroppo il grande aumento invece dell'utilizzo e stante la presenza sia nel Mar Mediterraneo che negli oceani di grandi quantità di plastica.